Qui Libra Maldi applica il primo principio della termodinamica a una trasformazione isobara, in particolare un'espansione isobara. Vediamo infatti la pressione rimanere uguale, la temperatura invece si alza. E sappiamo che proprio per conseguenza del calore assorbito dal gas, la temperatura aumenta e aumenta anche il volume del gas. Vediamo qui le particelle che si agitano di più nel secondo caso, nello stato D, perché lì la temperatura è più alta. Vediamo anche che i pesetti sono rimasti gli stessi e Amaldi ci ricorda che la pressione interna del gas è uguale alla pressione esercitata dai pesetti, dal pistone, ma anche dalla pressione atmosferica. Quindi tutti questi contributi ci danno la pressione esterna e la pressione del gas interna è uguale a quella esterna. Cambiamo lentamente la temperatura, naturalmente si tratta di una trasformazione quasi statica. Ecco perché lentamente. E applichiamo il primo principio della termodinamica. Il calore assorbito dal gas è uguale alla variazione di energia interna più il lavoro compiuto dal gas. Il lavoro che si calcola P delta V nel caso particolare delle isobare. E qui il libro spiega che il calore assorbito, per esempio 10 joule, serve in parte per aumentare la temperatura del sistema, quindi aumenta l'energia interna, delta U positivo, in parte per compiere il lavoro. È sempre il discorso già fatto in un'isobara, per esempio 10 joule di calore vengono assorbiti dal gas che in parte li utilizza per fare lavoro, il resto lo immagazzina nell'energia interna. Qui Amaldi riporta l'espansione isobara nel piano PV, la pressione resta costante, il volume aumenta e ci ricorda come calcolare il lavoro motore fatto dal gas, in questo caso che per le isobare è semplicemente l'area di un rettangolo P delta V, la pressione è questa, delta V è l'aumento di volume. Inoltre, se non conosciamo i volumi, possiamo comunque esprimere il lavoro compiuto dal gas in quest'altra forma, nR delta T. Vediamo perché. Perché delta V la variazione di volume, V2-V1, poi svolgendo i calcoli abbiamo PV2-PV1, sostituiamo l'equazione di stato dei gas perfetti nei due stati C e D, quindi al posto di PV mettiamo nRT, prima in D e poi in C. E quindi raccogliamo nR, abbiamo nR delta T. E quindi in definitiva, se vogliamo calcolare il calore assorbito dal gas in una espansione isobara, dobbiamo sommare delta U e P delta V. Delta U l'abbiamo già calcolato prima, è metà dei gradi di libertà, le moli, R è l'aumento di temperatura. P delta V invece possiamo sostituire nR delta T. Dopodiché raccogliamo le moli R e delta T e otteniamo L mezzi più 1. Oppure facendo il minimo comune multiplo L più 2 diviso 2. Questa è l'espressione che si può utilizzare per calcolare il lavoro in un'isobara, ma non è necessario impararla a memoria, si può sempre ricavare durante gli esercizi. Questo per evitare il rischio di applicare meccanicamente a memoria delle formule. È sempre meglio invece, secondo me, partire dai principi fondamentali, per esempio il primo principio della termodinamica, e poi eventualmente ricavarsi le formule particolari come questa.